Ciao e benvenuti in un nuovo video, sono le 23 di sabato 9 marzo e sto iniziando a registrare questo video perché sarà un 24 ore in pigiama. Quindi domani uscirò, andrò in giro tutto il giorno in pigiama. Lo inizio adesso perché, dato che è sabato, se lo iniziassi domenica mattina dovrei finirlo lunedì mattina e lunedì mattina sarebbe un casino perché devo andare a scuola. Quindi lo inizio adesso, così lo finisco domani sera. Carnevale era oggi, quindi non ho più giustificazioni per il fatto che io vada in giro vestita in questa maniera. Io ora vado a dormire e ci sentiamo domani. Buon mattino amici miei, allora io mi sono appena svegliata e ora dovrei andare a fare colazione e poi a farmi la doccia, solo che non potendomi togliere il pigiama non posso fare la doccia, quindi mi laverò soltanto i capelli nel lavandino. Allora ieri sera abbiamo mangiato la pizza, o in realtà io ho mangiato il kebab, mia mamma ha mangiato la pizza e quindi ne è avanzata una fetta e questa pizza sarà la mia colazione perché boh, preferisco le cose salate rispetto a quelle dolci e in generale. Ho tagliato i capelli e ora non so più farmi la coda. Ora io e Birgit Mom stiamo per uscire e vi giuro che mi fa stranissimo rimanere in pigiama per uscire. Cioè, è sempre stato il mio sogno in realtà, perché ogni volta dico: ma perché non si può uscire in pigiama? Si sta molto più comodi. Però magari con un pigiama meno imbarazzante rispetto a questo. Ma lasciamo perdere, sono solo particolari. Già mentre mi stavo lavando i capelli e anche adesso che mia mamma si sta preparando per uscire, per 2 o 3 volte ho pensato: bene, ma ora che vestiti mi metto? E poi ho pensato: ah no, devo uscire in pigiama. Vi giuro, è stranissimo, ma da provare. Birgit Mom ha appena detto che lei stava aspettando che io mi vestissi per vestirsi e ha appena realizzato, dopo che mi ha sentito parlare con la videocamera, che in pratica io sono già pronta per uscire e invece lei è ancora in pigiama. Mamma, vieni in pigiama con me in Duomo! Non ci penso nemmeno! Peccato, io ci ho provato, volevo una complice, niente. Missione fallita! News aggiornamenti, in pratica oggi sto facendo tutto il contrario di quello che faccio di solito, quindi oltre ad andare in giro con il mio pigiama, mi sono anche truccata, anche se non sono per niente capace di truccarmi, ma vabbè, fa niente. Per il semplice motivo che già sono impresentabile, in più anche struccata, sarei stata una cosa orribile. Anche il video, cioè la videocamera, si vedevano già tutti i miei brufoli, così almeno li abbiamo un po' coverati, perché come voi sapete io i brufoli li schiaccio, non sono capace di non schiacciarli. Quindi niente, ora mi sa che metterò qua sotto una maglietta perché altrimenti ho freddo, nel senso siamo comunque a marzo, va bene essere strani e uscire in pigiama, ma mamma mia. Almeno non nuociamo alla mia salute e quindi ora mi metterò sotto una magliettina, una canottiera, adesso devo ancora decidere e almeno non morirò di freddo. Ok, allora, outfit di oggi per la vostra felicità. E scarpe da tennis perché ero indecisa tra mettere le scarpe da tennis e le ciabatte. Poi ho detto: vabbè, dai, le ciabatte teniamole solo per la casa e mettiamo sulle scarpe da tennis. E sotto ho questa bellissima maglietta e in realtà anche sotto ho messo i pantaloni, quelli tipo sportivi. Qua il pigiama è arricciato perché sennò mi striscia a terra. Perfetto. E niente. Siamo pronti, per uscire. Aiuto raga, che imbarazzo, non sono pronta veramente. Ok raga, sta avvenendo adesso la mia uscita in pubblico. Già la gente in macchina mi guarda male. Perfetto, la mia vita continua benissimo. La cosa bella è che di imbarazzante non c'è solo l'andare in giro in pigiama, ma anche il fatto che parlo da sola con una telecamera enorme, tenendola tipo telecamera da vlog, quando in realtà è una macchina fotografica normalissima. Salve, mi continuano a ridere addosso. E ora si sale sul tram, raga. Raga, che spezzoni. Allora, chiunque mi guarda mi fa star male. E niente, ora siamo in stazione centrale. Adesso stiamo andando da McDonald's a mangiare perché, cioè, vestiti così non si può non andare da McDonald's. Ok, raga, allora siamo da Mac e ora devo scegliere che cosa mangiare. Cosa ne pensi del mio outfit di oggi? Ti piace? Stupendo. Vero? Voi cosa
cosa ne pensate del mio outfit? Ok, abbiamo finito il nostro pranzo e ora stiamo andando in metro per raggiungere il Duomo. Quindi adesso andremo a filmare altre reazioni delle persone in Duomo. Vi giuro, cioè ci sono alcuni fan di quelle facce assurde. Vai, chiedi permesso. Persa. Cosa ne pensi del mio outfit? Ti piace? Bellissima, fighissima, seguitela. Bacione. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Allora, ho incontrato Nicolò in metro. Ti sto riprendendo, sappilo. E veniva con me alle elementari. Anche alle medie? Sì, ma non era in vestito male. Alle elementari sì. E pensa che il mio outfit sia stupendo. Non è vero, credo che sia imbarazzante e basta. E ora stiamo salendo sulle scale mobili per arrivare in Duomo. La gente continua a guardarmi male. C'era una bambina della metro che tipo ci è passata davanti così. Mia mamma ha deciso che adesso andremo in Rinascente vestiti così a filmare le reazioni. Che vita di merda. Ciao. Vai, entrate nel mio vlog. Allora, che cosa ne pensi del mio pigiama? Ti piace? È magnifico. È vero? Sei una mucca fantastica, lo sto fai. Sto bene così. Benissimo. Sei bellissima. Grazie. Oh, guardate quanta gente. Voi che cosa ne pensate del mio pigiama? Vi piace? È stupendo. Raga, ciao. Ti piace? Sì, come è fantastico, sta? È stupendo. Mi sono innamorata, basta. Vero. Ora quindi andrò in Rinascente a filmare le reaction. Comunque assurdo che nessuno per il panda che è lì gigante dica niente. Per come sono vestita io mi guardano tutti male. Cioè, non vi piacciono i miei outfit? Io ho incontrato uno Spider-Man. Cioè, io sono una mucca e lui è uno Spider-Man. Comunque la parte bella di tutto questo è che mia mamma non sa fare le riprese. E quindi mi sta venendo un crampo. Ho tutto qua al braccio perché, come vi dicevo, la mia telecamera qui è enorme. Non è una telecamera da vlog, è proprio una grossa telecamera. Ok, allora, sono entrata in Rinascente e mi guardano tutti male. Salve! No, volete entrare nel mio video? Ciao! Ciao! Adesso andiamo su e filmiamo un po' le facce della gente. Ho intenzione di andare da una commessa di Moschino e dirle: sa dove ho comprato questo completo? Da Moschino! Poi la Rinascente sono tutti super eleganti e poi ci sarò io. Allora, chiediamo a questa signora, si avvicini così si sente. Che cosa ne pensa del mio outfit di oggi? Un po' perplessa mi lascia. Però, dai, sei giovane, sei bella, te lo puoi permettere. È un bel pigiama, è di Moschino. E non hai caldo? Caldissimo, veramente caldissimo, sto sudando un sacco. Sei bella. Allora, che cosa ne pensa del mio outfit di oggi? Comodo e caldo. Vero, è caldissimo oltretutto. Cosa ne pensi di come sono vestita oggi? Sei bellissima. Le piace? Sei stupenda, meravigliosa. Lei ci andrebbe vestita in giro? Ma non so, un po' pulasse. Magari per la nuova collezione mettiamo dentro una cosa del genere. Ah, non è normale, dai, non è normale. Portiamo le mode noi. Approvato. Ti piace? Super. Cosa ne pensi? Lo Beh. Metteresti? Certo. Porto una nuova Andiamo. Moda? Andiamo a vestirci uguali? Sì. Andiamo? Vai, andiamo. Una bibi balestra selvatica. Guardatela come scende giù dalle scale. Che
Ti piace? Cosa ne pensi? Mi imbarazza un po' salutarti. Come ti imbarazza salutarmi? Vivi, non sono stupenda. Aspetta. Ma sei venuta a fare shopping? No, sono venuta a fare la cretina, come al solito. Chiaro. Già che ci sei. Sono venuta a portare mode. Brava, mi piace molto. Dovrei preso questo. Dovrei prendere anche io. Le cinesi. Ok, siamo usciti dalla Rinascente e ora andiamo a fare un giro, tipo per negozi, bar, San Babila ed è bello ancora filmare tutte le reazioni della gente. Cos'è che ha detto quella signora? Vieni qua, vieni qua. Cos'è che ha detto? È questa che è vestita in pigiama. Ah, mamma, dobbiamo andare a comprare un caricatore per il mio telefono. Perché ho perso il caricatore del telefono, quindi ora con questo outfit stupendo andiamo a comprare un caricatore. Però se lo compro all'Apple mi faccio fuori 45 euro solo per un caricatore, sinceramente non ne voglia. Quindi ora vedo un po'. La cosa più divertente di tutte è che c'è dietro mia mamma, eccola, quella lì con il coso blu, e la gente non lo sa, e quindi quando si girano dietro di me, si girano a guardarmi, e lei riprende tutte le loro reaction di quando si girano a guardarmi male. Anche se la Apple costa troppo, andiamo comunque a farci un giro, e poi il caricatore lo comprerò dai bagarini cinesi, perché almeno risparmio, e non spendo tutti i miei soldi. Salve, vuole entrare nel mio vlog? Cosa ne pensa del mio outfit? Carnevalesco? No, 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 proprio mi piace andare in giro in pigiama. Spettacolo. Cosa ne pensa del mio outfit di oggi? Le piace? Sì, molto. È innovativo, vero? Lei la vedo molto interessata al mio outfit. Che cosa ne pensa di come sono vestita? Le piace? Sì. Approva? Sì. Grazie. È un look molto casual, strepitoso. Vero. È una nuova moda. Veramente. Cioè, spero che la lancerai, perché mi piacerebbe uscire di casa così. Super approvata. Grazie. Wow. Raga, mi tirano di quelle occhiate che io mi spacco tantissimo. Che cosa ne pensi del mio outfit? Il tuo outfit? Ma ti hanno pagato così oppure? No, no, no. Per fare dei bei video su YouTube. Perfetto. Soltanto 24 ore in pigiama. 24 ore in pigiama. Spettacolo. È da provare. Tu parlo le français? Oui. Je ne parle pas le français. Je l'étudie à l'école. Mais vous aime mon pigiama. Ah, voilà. Moi aussi pour les français. Niente, giro alla Apple fatto. Anche là da dietro mi guardano male. E niente. Adesso siamo usciti dall'Apple e andiamo da Bershka. E a Bershka vediamo, sto pensando cosa chiedere. Possiamo, salve. Possiamo chiedere se faranno un pigiama come il mio, perché già. Salve, mi vanno tutti male, bello. Che cosa ne pensa del mio outfit di oggi? Beh, senza anche comodo. E secondo me Bershka potrebbe produrre una cosa del genere? Beh, forse qualcosa di simile l'ha già fatto, nei momenti peggiori. E che cosa ne pensi del mio outfit? Bellissimo, direi. Ti vestiresti mai in questa maniera? Tutti i giorni. Vero? È comodo, eh? Un po' caldo, però... Va bene. È alternativo. Si vestirebbe mai in questa maniera? Ci vuole coraggio, però lo potrei fare. È un bellissimo pigiama per il mio. Sì, è vero, è vero. Molto bello. Con la mucca originale. Sicuramente si fa notare. Non so se col vento si senta, però vabbè. Ora invece sto andando più verso tipo Duomo, proprio Duomo, a prendere qualcosa da bere. E... Ah, andiamo da Lush. Allora, che cosa ne pensi del mio outfit di oggi? Ma è un pigiama? È un pigiama. È un pigiama, hai perso una scommessa? No, 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 sto facendo un bellissimo video per YouTube, 24 ore in pigiama. No, ci sta, dai. Beh, almeno sta al caldo. È comunque un pigiama originale. Ah, no, beh, abbastanza. Ci sono anche le tasche. Ah, beh, a posto. A tutto, allora, dai, vai, tutti comodi che un pigiama deve avere. Andiamo a chiedere anche agli altri. Vai, chiedere ai miei colleghi, divertiti. Voi volete entrare nel mio video? Sì, vero? Tu che cosa ne pensi del mio pigiama? Beh, molto stiloso, molto look brown house style. Ciao. 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 Allora, voi cosa ne pensate del mio outfit? Bello, è bello.
Allora raga, sto morendo di caldo, che adesso vedrete fra qualche passo che c'è un sole che spacca le pietre, e con questo coso qua addosso vi giuro un caldo boia fa. Oh mamma mia. Vai! Aspetta, vengo su più. Allora, che cosa ne pensate del mio outfit? È molto da quasi. Molto da quasi. Pressappochista e disagiante. Lo mettereste mai? Sì. Sì. Lo mettiamo, ma anche peggio. Se tu parli in spagnolo ce lo mettiamo noi, se ok. Ieri sera ce l'avevamo anche noi molto simile. Allora, lei ha un pigiama uguale al mio? Sì. E è più bello il suo, più bello il mio, secondo lei, obiettivamente. Quanto costa? 20 euro mi pare. Non lo so. Comunque è buono. Dai cinesi l'ho preso. E dai cinesi, bravo. No, abbiamo lo stesso pigiama, raga. Lo stesso pigiama abbiamo. Allora, raga, io non lo sapevo, ma oggi a Milano c'è un incontro. E soltanto che io voglio passare inosservata e non passare lì in mezzo. Però, raga, è un po' impossibile passare inosservata con su questo coso. Io l'ho detto, passare inosservata con questo pigiama è impossibile. Ti piace il mio pigiama? Sì, bellissimo. Riprendo un po' dal telefono perché la telecamera è completamente scarica. Quindi ora, vabbè, siamo a bere qualcosa qua in Duomo e poi probabilmente torniamo a casa perché io devo studiare, aiuto. Cioè raga, alla fine li ho incontrati tutti, cioè ci sono tutti. Flavio! 4 ore in pigiama, raga, in Duomo in pigiama. Cioè. Madonna, poi con questo pigiamino qui, con sto coso qui, sei proprio... Sei molto... Allora raga, stiamo tornando a casa, sono veramente stanchissima, non faccio altro che sbadigliare e sto attaccando questo mio sonno anche a mia mamma. Quindi niente, ora arriviamo a casa e mi sa che dormo un po'. E, ma di solito qua è sempre accesso libero. Infatti è accesso libero. E io lo sapevo. E niente, quindi ora vado a casa e mi sa che dormo un po'. E nel frattempo carico la videocamera che, come vi dicevo, è completamente scarica. Così dopo vado avanti a registrare il video dopo la mia pennichella di 20 minuti. Ok, allora mi si era scaricata la macchina fotografica e quindi ho fatto qualche video dal telefono. Non moltissimi perché appena sono tornata a casa mi sono messa qui sul divano e ho dormito per tipo 2 ore. E ho guardato un po' di Netflix. Ma vabbè, lasciamo perdere. Ora mi era venuto in mente di andare al supermercato a prendere qualcosa. Allora ragazzi, in sto palazzo non c'è mai nessuno. Quando io esco così troviamo il vicino di casa che non sapeva neanche di avere. Ok, allora Virgic Mom mi ha convinto ad uscire di casa per andare al supermercato e la luce dell'insegna è accesa, quindi forse aperto. C'è sempre gente che mi guarda male, ma ormai ci ho fatto l'abitudine, cioè nel senso stamattina lo notavo un sacco, adesso... Per la mia gioia e felicità, oggi il supermercato è aperto. Sto prendendo il carrello. C'è una bella luce sto supermercato. Vengo qua a girare i miei prossimi video. 24 ore al supermercato. Cosa fa Virginia per 24 ore? Boh. Non guardatevi male. Ora arriviamo nel mio reparto preferito. Quello dei gelati. Me lo prendi tu, non ci arrivo. Sono bassa. Cosa vuoi? Il gelato. Quello là? Sì. Sì, arrampicati. Adesso entro nell'hotel che c'è di fianco a casa. Buonasera. Posso prenotare una camera? Ho già addosso il pigiama. Come no? Una doppia, una singola? Una singola, mia mamma va a casa a dormire. Lei che cosa ne pensa del mio outfit? Molto bello, molto carino, anzi sono rimasto senza parole. Sono le 22.35, quindi mancano 25 minuti alla fine delle mie 24 ore in pigiama e poi sicuramente mi cambierò e metterò su un pigiama diverso rispetto a questo. Comunque, ultime osservazioni di questo video 24 ore. All'inizio, appena sono uscita, ci facevo un sacco caso a tutta la gente che mi guardava e così... Ero tipo abbastanza imbarazzata, soprattutto in metro piuttosto che in tram, anche perché il tram che prendo veramente, vi giuro, tutti i giorni. E invece verso la fine non ci facevo neanche più caso, anche soltanto quando sono ritornata a casa, quindi già anche in metro mentre tornavo a casa non ci facevo più caso. Ero super abituata alle persone che mi guardavano e mi fissavano, non ci facevo veramente neanche più caso. Anche quando sono andata al supermercato le persone mi guardavano, io dicevo sì vabbè, tanto lo stanno facendo da praticamente tutto il giorno. Niente, mancano veramente pochi minuti e io sto praticamente facendo il countdown per potermi togliere questo coso di dosso e buttarlo da lavare, e non ne voglio più sapere finché non sarà super pulito.
A parte il telefono al 2% e il mio egocentrismo, sono le 22.59, raga, manca pochissimo, ok? Il telefono si continua a spegnere perché è al 2%, no, non voglio inserire il codice, grazie, e aspettiamo che siano le 23, non vedo l'ora, non vedo l'ora, facciamo così per tenerlo sveglio, subito. Sì, sono le 23, raga, finalmente posso togliermi questo maledetto pigiama. Comunque sì, mi sono divertita veramente tantissimo, in Duomo ho incontrato anche tantissime persone che mi hanno tipo riconosciuta e quindi mi hanno chiesto la foto e mi fa sempre piacere, quindi se mi incontrate in giro chiedetemi la foto, fermatemi, ci mettiamo lì a parlare, non lo so, tutto quello che volete. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, se non siete ancora iscritti al canale vi ricordo di iscrivervi subito e se non mi seguite ancora sui miei social Instagram e TikTok andatemi subito a seguire, mi chiamo sempre BirgitSCH ovunque. Dopo 24 ore, che in realtà se devo dire la verità sono 48 perché anche tutto il giorno prima sono rimasta tutto il giorno in casa e sono stata tutto il giorno in pigiama, quindi sì, in realtà dopo queste 48 ore con il pigiama della mucca non ce la facevo più, mi sono cambiata e ora vado a dormire / finire di studiare, non lo so, e niente, ci vediamo nel prossimo video.